fatta dall'associazione Dragone, di cui è presidente di Costanzo, Pasquale di Costanzo. Io ho curato un po' tutto il progetto, di questa iniziativa. Il tema è i miti nel contemporaneo. Questo vuol dire che la storia, il folklore, la forza creativa è a casa Micciola. Quindi un incontro con la cittadinanza, un incontro con il turismo attraverso i vari linguaggi creativi, linguaggi operativi. In questo caso abbiamo pittura, scultura, body art, tatuaggio, moda nel caso, e anche la fotografia. Questo perché? Per avere un ventaglio completo dei linguaggi, figurativi e dei linguaggi artistici. Luisa Russo, Nathalie Ferrari, che hanno partecipato a questa grande iniziativa, e poi Angela Morone che fa il tatuaggio. Tenete presente che il tatuaggio è un rito addirittura secolare, millenario, di oltre 5.000 anni fa. Questo perché? Per identificare attraverso donne e uomini di tribù dell'epoca la forza e il potere di questi popoli. Oggi il tatuaggio è un fatto decorativo, è un fatto di segni simbolo che attraverso la vita, attraverso la sensualità, attraverso il mondo sociale dà un'attinenza sia all'arredo urbanistico sia per quanto riguarda l'arredo cittadino. La città, in questo caso Casamicciola, in questo caso la piazza, si presta perfettamente a un linguaggio del genere. Ma problematiche diversificate, a linguaggi diversificati che in qualche modo possono rappresentare il mondo barocco. Presentarci un po' di Natalia, allora, Natalie Ferrari, russa, cittadinanza italiana, che ha proposto Body Art Painting qui a Casamicciola. Puoi dire gentilmente con la giornata di stasera che cosa presenti al pubblico sia di Casamicciola sia al turismo? Allora, io a prescindere, prima cosa che rappresento è sempre un bellissimo corpo femminile, che vestito o nudo è sempre bello. Poi sempre cambio vari disegni, vari tema, varie situazioni, perciò stasera siamo un po' trasgressivi. Ecco, c'è questa trasgressività del corpo, della gestualità. Come mai proprio questa forma di trasgressione a Casamicciola? Non lo so, io al solito non programmo niente, quello che mi viene spontaneo è quello che fa. Non c'è, non... Per ognuno forse c'è un suo significato, ognuno lo può trovare qualcosa di diverso nelle mie opere. Non sono in body art, in tutte le opere che faccio. Però questo, a prescindere che è una bella ragazza, un bel corpo, un bel dipinto. Benissimo, quindi la gestualità, la creatività, il colore della body art di Natalie Ferrari. Andiamo da Ivana Costo. Ivana Costo. Allora Ivana, siamo un attimo da te, siamo. Come si chiama? Ivana Costo. No, c'è l'altra. Allora Ivana Costo ci presenta un po' una rilettura e un'interpretazione caravaggesca di questo grande artista del 1500. Condottiero forte, drammatico, un pathos eccezionale nella sua vita, nel suo curriculum artistico, tra un tempo e l'altro, perché è stato anche un omicida addirittura, perché lui giocava a carte, immaginate, nelle cantine di Roma e di altri. Ivana Costo sta tentando un percorso in questo senso, di presentare questo artista nel contemporaneo attraverso la sua pittura. Ivana, che cosa ci racconti?
come diceva il professore, io diciamo svolgo questa operazione di rilettura di Caravaggio, ovviamente in chiave contemporanea. Racconto attraverso le mie opere storie di vita quotidiana, momenti di vita quotidiana e soprattutto storie di miseria, di vecchi, di profughi, di, soprattutto di profughi nell'atto di difendersi diciamo dalla violenza e dalla guerra che li circonda, e per accentuare i toni drammatici mi servo dei toni caravaggeschi, appunto, che servono proprio a questo, a creare pathos, drammaticità, soprattutto attraverso questi squarci di luce forte che irrompono in primo piano sulla tela, e questi diciamo bui fortemente accentuati, questo contrasto forte tra le ombre e la luce, questo che rende diciamo il quadro ancora più drammatico e tende a dare diciamo spettacolarità alla tela, soprattutto diciamo all'opera in se stessa. Diciamo che Caravaggio, tra le altre cose, come spiegava anche Monacusco, ha due percorsi, il ritrattismo e la narrativa sulle tele. In questo caso lei sta percorrendo lo stesso percorso, in qualche modo, sempre nel contemporaneo, di Caravaggio. Detto prima lo interpreta, lo rilegge, un po' come è successo con le antiche civiltà nel Rinascimento, un po' come la Città del Vaticano, in cui c'è tutta una rilettura classica del mondo classico riportato nel Rinascimento. Ivana Costo, come artista contemporanea, sta vedendo, osservando una forma di prospettiva del Caravaggio, lo sta portando nel mondo contemporaneo anche con tutta la sua drammaticità, attraverso i volti, attraverso la narrazione, attraverso il disegno, attraverso le tante cose. Così va, d'accordo, grazie, prosegue il tuo lavoro. Allora, Angela Moroni qui a Casamicciola era presente il tatuaggio di cui abbiamo parlato poc'anzi, per cui la lettura che fa Angela Moroni sul tatuaggio, a parte che la cosa è millenaria, noi parliamo di oltre 5.000 anni fa, in cui il tatuaggio era un segno di potere, un segno di distinzione delle antiche tribù. Angela Moroni, in questo caso, il tatuaggio oggi nel mondo contemporaneo che comincia, che cosa rappresenta? Allora, in questo caso noi vogliamo portare un po' di etnia, un po' di attività diverse per quanto riguarda prodotti nuovi. In questo caso l'ENE non riguarda le nostre nazioni, ma più che altro ci andiamo a spostare in Medio Oriente, in Africa, andiamo a toccare città e tribù che ovviamente non hanno il nostro progresso, non vanno a godere dei nostri agi. In quel caso loro hanno una forma di arte che vogliono manifestare in forme geometriche oppure molto decorative e che soprattutto utilizzano durante i matrimoni come segni di protezione, benaguranti per proteggere le donne, per dare un motivo di virilità agli uomini e anche nel, in quello che fanno, insomma, per il loro tributo spirituale. Hanno un grandissimo contatto con la natura, infatti parliamo di un ENE che è completamente naturale e non ha all'interno nessuna aggiunta chimica. Bene, i segni simboli di Angela Moroni a Casamicciola nell'era contemporanea rappresentano il grande sforzo, a parte di Angela Moroni, di far capire che i segni simboli hanno un'attività non solo umana, ma di presenza, di protezione e anche un lato estetico. Per te che cosa rappresenta il lato estetico nel tatuaggio? Allora, io come tutti i coetanei ovviamente abbiamo una grande passione per il tatuaggio, perché dà un senso di cambiamento, un senso di evoluzione, ci fa sentire persone completamente diverse, possiamo esprimere cose e concetti diversi. In questo caso l'ENE che andiamo ad utilizzare è temporaneo, quindi ci dà anche la possibilità di cambiare, di poter ottenere sempre nuove esperienze, di poter fare sempre nuove
come dire, possibilità di cambiamento, quindi di poter sperimentare, di poter fare ciò che ci piace, soprattutto a noi ragazzi, quindi poterci esprimere nel modo più vario possibile. Ringraziamo Angela Morone per il suo tatuaggio. Andiamo da Luisa Russo. Dov'è Luisa Russo? Luisa? È scappata Luisa? Per interpretare un pochino il suo pensiero, lavora sul geometrico. In effetti questa geometria in qualche maniera è un confronto con l'infinito. L'infinito è una forte geometria di organicità e di disciplina, la stessa geometria che in qualche modo usa Luisa Russo attraverso i lati, attraverso queste forme geometriche di linea dritta e di linea curva, abbinando insieme la geometria e la matematica, in questa fusione di formula matematica nell'applicazione nel sociale e di una geometria che si sposa in qualche modo con l'infinito. Questo infinito per creare un rapporto molto stretto tra uomo e natura. Ora aspettiamo gli saluti giusto per continuare la conversazione. Caso c'è la gestualità del corpo e il dipinto appunto sul corpo della modella che poc'anzi è presente. C'è una tavolozza molto viva, c'è una introspezione per così dire del colore, anima, persona, e a Casa Lucciola abbiamo portato questo tipo di innovazione e movimento di gestualità. Puoi farci qualcosa? Forza, te direttamente. Ecco, queste posizioni del corpo, come vedete, sta a seno nudo e quello che è importante capire la struttura fisica della modella non solo, è il colore che risulta dedicato nel suo tempo, con un colore anche se audace, anche se forte, però d'altra parte rappresenta lo stato d'animo di oggi, sia della pittrice di body painting e per i Ferrari, sia della modella in questione. E qui abbiamo realizzato in effetti un tema molto importante, con libertà. Il fratello ha finito di vedere il culo della modella. Anche Rima, guarda. È formata come innovativa, come dicevo prima, del body a livello internazionale. Quindi, se volete ammirarla, tu vuoi andare alle pitture presso questo dipinto di Poliano. Guardate anche la parte storica, sono importanti, sono simbolo, come state dipinte. Poi avete il colore, fa parte del mondo contemporaneo, della società e della mentalità.
violenze, i tempi dei tuoi orgasmi, le dolcezze attese dai tuoi seni, struscianti tra le seggiole mai vuote, in ordine allineati alle pareti srucciolevoli del tuo cervello, nevrosi estasi, gli squilli e le grancasse, le mai abbastanza maledette prudenze, il finto vero pizzo nero, scomposto, allucinato, tutte le volte che un altro più di me terroso il cuore, violato l'anima, trafitta la tenerezza del tuo incantesimo, neppure osando avvicinare l'estrema solitudine del tuo amare. Conosco i cuori ingordi dell'attimo, d'amore inutile, ancora tormento e non mi manca forte tentazione. Delle tue scelte un limite, di fuga verso umane debolezze, che poggio tra rigide piastre mai esauste, costanti, ottuse. Se fuggi o se ritorni, segno indelebile il tuo, ha scardinato oggi come ieri la persuasione immobile del mio dominio sul sigillo. Il nuovo mondo non cerca trionfi, ma libera certezze. Se ammetto un brindisi alla complicità, non sono ubriaco, né sono matto. Spiaggia sera, guardare il mare di Ischia, tingersi di rosso, tornare con la mente ai grandi amori antichi, un polentino sottovoce intona un ritornello, lasciarmi dondolare da ricordi ed emozioni e scrivere di nuovo le poesie di un tempo, fin quando amore batte nel mio petto, rapito dai begli occhi della fata mia, comparsa dietro al lume di una candela fiocca, e patto già fiorito del ristorante indiano. Oh, 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 cocchi e cocchi, oh, 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 Luciana mia. Oh, 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 cocchi e cocchi, oh, 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 Luciana mia. Domani fuggiremo sul mare in aliscafo, costeggeremo spiagge baciandoci d'amore, il vento nei capelli, il sole sulla pelle, promesse e giuramenti di non lasciarci mai. Sarò felice, tu la mia regina, Ischia per noi è la terra dell'amore, eterna giovinezza, passione, mito, e tu per sempre mia, sempre mia, e poi di nuovo ancora al lume di candela sulla piscina esotica del nostro piano bar. Oh, 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 cocchi e cocchi, oh, 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 Luciana mia. Oh, 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 cocchi e cocchi, oh, 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 Luciana mia. Chiederai di illuderti tra i petali gialli, di quei cespugli sbocciati ieri, nel bosco delle nebbie dense, un di rifugio per i tuoi fantasmi. Eppure tu mi sceglierai, Caronte, di quel naviglio a punta gialla, traghetto d'incoerenze, fermo da ieri, sul turbine torrente delle tue antiche trepidazioni. Eppure tu ti mostrerai distesa sul tuo divano verde, accanto al fuoco smorzato ieri, per vivere la sfida delle donnine nude e sensuali sul canale 900. Eppure tu mi spingerai a rompere la porta della cornice verde, a guardia del tuo letto dipinta ieri, per le tue nuove notti di baldoria, ingrassanditi. Eppure
tu mi incanterai col tuo dilemma a penna verde. Qui tutto o niente, scarabocchiato ieri, sul fronte dello scrigno dove il mistero la tua complicità, il tuo destino è detto, il mio destino è udito. La regina delle mie perverse attese. Il 1740 presenta solo puli sconosciuti. Il 1470 presenta solo puli conosciuti. Ti cerco, ti aspetto, ti sfido. Occupami mente e passioni. Pago pegno. Lunghe adesso l'onda che bagna i miei piedi nel mese di marzo e mischia le alghe ai ciottoli, i ciottoli ai sassi. I sassi e i granelli di sabbia, le sabbia e le alghe, la mia vita alla sua. Quando sarà assente dai miei sogni, sarà perché, lo dico, sarà perché, non voglio dirlo, sarà perché la nave cargo di indecenti trasgressioni svanì nel nulla, è silenziosa e colma di noia.